Cararesi, e ci conforta in questo percorso che noi stiamo facendo. D'altra parte è un percorso che più là si va nel tempo e più vediamo che è un percorso sempre più condiviso e accolto in maniera favorevole. Quindi ringrazio anch'io Gianni e Cararesi per la loro disponibilità. Beh, io innanzitutto vorrei salutare tutti voi e i nostri ospiti. Oggi entriamo, io credo, un po' più nello specifico di questo nostro percorso di comunicazione, anche perché con la presenza di sindaci di Rione Leva e di Bibbiena cerchiamo di capire quali sono i passi che loro hanno fatto, quindi sarà un'occasione di confronto e un'occasione anche, come dire, anche per noi per capire le criticità, se il percorso che noi stiamo compiendo è un percorso che è da correggere e quant'altro. Con l'ANCI è un tassello in più nel senso della politica e dell'amministrazione e delle istituzioni, cercare di capire anche con il professor Guerci un po' di più di come organizzare la macchina amministrativa e quant'altro. Io mi preme sottolineare in questo saluto il perché di questa scelta, lo voglio ribadire perché secondo me è importante avere sempre la visione e l'obiettivo del perché Incise e Fedine hanno scelto di fare insieme questa strada. Ma a livello politico e istituzionale noi sappiamo, e chi amministra lo sa meglio di me, che oggigiorno fornire servizi ai cittadini con le stesse, con la stessa qualità e quantità di alcuni anni fa, oggigiorno è pressoché impossibile. Siamo nella fase di scegliere appunto quali servizi tagliare oppure quante tasse aumentare per mantenere gli stessi servizi. Quindi non c'è più né la tranquillità né una proiezione di futuro. Oggi chi amministra vive giorno per giorno. Proprio ieri, noi siamo in fase di bilancio, noi avevamo prima l'obbligo di fare il bilancio entro aprile, quest'anno è slittata a giugno. Ma perché? Perché non c'è più la certezza. Solo ieri Incise ha saputo che gli verrà tagliato 270.000 euro dal bilancio corrente. 270.000 euro. E noi con questo meno dobbiamo affrontare il prossimo bilancio. Ecco, sono queste incertezze che a noi in qualche maniera non solo disturbano, ma ci impediscono di programmare, impediscono di guardare un po' più oltre i meccanismi consueti. Allora c'è bisogno che la politica, io credo, si reinventi. E noi abbiamo fatto proprio questa scelta, reinventarsi, guardare oltre l'orizzonte del quotidiano. E Incise e Fedine sono, secondo me, sono due comuni non solo con termini, ma proprio confluiscono l'uno dentro l'altro, non c'è confini, quindi per noi è un qualcosa di molto più semplice rispetto a due comuni che distano qualche chilometro di distanza. Noi abbiamo fatto questa scelta, l'abbiamo fatta consapevoli della grande scommessa che stavamo affrontando e proponendo. E devo dire che è stato un susseguirsi di serie positive. Avevamo paura all'inizio solo nel proporlo, poi invece abbiamo visto che non solo la politica lo recepiva, ma lo recepiva anche l'associazionismo. Non recepiva il semplice cittadino, ecco, tant'è che appunto un sondaggio fatto recentemente da un partito politico, il PD, ha detto che l'80%
85% a Figline, l'87% a Incisa, di cittadini è favorevole a comunioni. Quindi questo ci ha dato, ci dà una grande spinta ad andare avanti. Certo, non mi attendo che siano numeri veri, siano numeri intoccabili. Mi attendo che ci siano altri numeri, però se queste sono le basi su cui lavorare, viva Dio, ci si può lavorare con tranquillità e serenità, portando in giro il nostro progetto. Come è venuto il nostro percorso? Innanzitutto con i Francesi e Filline c'è stato nel tempo tanti servizi associati, abbiamo cominciato i servizi associati, non solo vigili urbani, ma adesso stiamo mettendo insieme i lavori pubblici, il dirigente del comune di Incisa, il dirigente dei lavori pubblici di Incisa, il dirigente anche a Figline, prossimamente l'ufficio tributi sarà unico, ma praticamente piano piano stiamo compenetrando a vicenda. La cosa più importante di questa stagione politica io credo che sia il piano strutturale che Incisa e Figline stanno facendo, questo ancora prima dell'unificazione. Io lo reputo altamente qualificante. Io credo in questa settimana sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nelle prossime settimane gli uffici andranno a individuare il soggetto che gestirà il piano strutturale tra Incisa e Figline. Quindi questa visione un po' più ampia dei nostri territori, no? Dove non c'è confini, ma si guarda in una maniera un po' più approfondita, più ampia, a quello che è il tessuto economico, produttivo, sociale dei nostri comuni, io credo sia altamente qualificante. Quindi con questo piano strutturale Incisa e Figline arriveranno nel 2014 con un piano già attuabile, già, ma anche, forse a quell'epoca lavoreranno a un regolamento urbanistico, ma comunque la strada è già tracciata. Già ora quest'anno il bilancio cerchiamo di farlo in maniera discussa fra noi due. Io non penso che quest'anno riusciremo a fare un unico bilancio nelle cifre e nell'impostazione, però nell'impostazione quantomeno sì. Ecco, le nostre giunte già collaborano tra di sé, i singoli assessori stanno dialogando e stanno producendo anche dei progetti a media e lunga scadenza e ci saranno utili successivamente. Noi abbiamo fatto un percorso di convegnistica, quello di oggi è solo l'ultimo di una ricca serie. Noi siamo partiti con un convegno a Figline dove abbiamo presentato, ci serviva solo per presentare il progetto, ed è stato un convegno al quale ha visto tanta partecipazione. Dice. Poi è Incisa, a Casa Petrarca, abbiamo invitato in un successivo convegno Riccardo Nencini, che è venuto a spiegarci la legge regionale. Questo è stato comunque anche questo un grande salto di qualità per noi. E poi sempre a Figline abbiamo visto la presenza di Andrea Barducci, presidente della provincia di Firenze, che è venuto a spiegarci, a sostenere anche una visione diversa di quello che è il tessuto istituzionale di questi tempi, quello che si discute. Si discute di abolizione delle province, però non si discute mai, a mio parere, della diminuzione dei comuni. 8.100 comuni in Italia, secondo me, sono una follia amministrativa. Quindi quando si parla di ridurre, vorrei si partisse e fare una riforma complessiva della cosa. Non si può
scagliare la pietra contro le province, che magari sono anche tante, però bisogna partire da un livello istituzionale più alto, dal Parlamento, le regioni, le province e viva Dio anche i comuni. Solo così si può avere una visione più completa delle nostre istituzioni. Ecco, noi ci siamo in questa strada. Io noto che la legge regionale è, secondo me, troppo sbilanciata sulle unioni dei comuni, che non è, secondo me, la panacea di male. Noi si può risolvere i problemi solo attraverso la fusione. Certo, si può vedere e inquadrare un'unione dei comuni solo attraverso un passaggio che poi ci conduca alla fusione di due o più comuni. Altrimenti l'unione dei comuni risolve parzialmente il problema. Ecco, in mezzo a questi convegni c'è stato, organizzata sempre dal Partito Democratico, un'iniziativa da massa con le nostre associazioni, anche lì abbiamo accolto con favore il consenso, e poi recentemente, martedì scorso, un forum della Nazione ha consentito anche ai cittadini, ma anche lì all'associazione, ai partiti politici, di esprimersi e di entrare nel dettaglio su alcuni temi più specifici. Cioè le domande famose che i cittadini ci rivolgeranno e ci rivolgono, se il comune sarà uno, due, che se ne fa della patente, che se ne fa dell'altra identità, se le stesse vie rimarranno oppure cambieranno nome, cioè, tutte cose legittime, domande legittime e che dovranno trovare una risposta nel corso del percorso. I due consigli comunali hanno recentemente approvato la mozione che ci ha consentito di formulare alla Regione Toscana la richiesta di indizione del referendum, e quindi io credo che entro maggio ci sarà appunto la presentazione ufficiale con una conferenza stampa da Presidente della Regione Enrico Rossi, ecco, e da lì porterà l'iter per fare in modo che entro la primavera del 2013 si possa svolgere il referendum per capire se i nostri cittadini vogliono aderire a questa nostra proposta. Ecco, io vorrei terminare solo dicendo questo. Noi siamo in questa fase, dicevo prima, una fase molto interessante. A noi ci rimane solo da chiarire se noi vogliamo fare, prima di arrivare appunto al comune unico, una unione dei comuni che, come dicevo prima, deve essere nella prospettiva provvisoria di accompagnare il percorso. Io su questo sono abbastanza favorevole, anche se sono convinto ci creerà qualche difficoltà. L'importante è che non ci consenta di allungare la strada e che non trovi ostacoli. Ma sono convinto che con le risorse che ci arriveranno attraverso l'Unione potremo magari, lo dico così, ma anche, come dire, pensare di mettere l'ICI un po' più bassa, l'IMU un po' più bassa, se questo fosse possibile. E questo ci consentirebbe già da ora, come dire, di integrare ancora di più quei servizi associati su cui parlavo prima. Io dico, per concludere questo, un'altra cosa che veniva fuori nel forum della Nazione. Noi sappiamo che in Val d'Arno Fiorentino c'è questo dibattito sulla fusione dei comuni a 2, a 3, a 4. Ecco, io in Cisa e Fidina hanno avuto questo coraggio di esporsi e di presentare un progetto. Nulla vieta che successivamente anche Lignano e Fidina e Reggello possano aderire nelle varie forme a questa innovazione. Io mi auguro nel corso del tempo possa essere. Tuttavia, se si aspetta che si sia tutto a posto per lanciare l'idea, io credo si perda la strada e non si farà mai nulla. Io in questo periodo che si va a giro
in questi dibattiti e incontri mi sento sempre dire che l'unione dei comuni non è una novità, già se ne parlava 30 anni fa con l'intercomunale che doveva fare nelle prospettive comune unico del Valdarno Aretino, comune unico del Valdarno Fiorentino, cose mai decollate, ma non sono mai decollate probabilmente perché è mancato, come dire, la generosità della politica lì, perché la politica deve essere generosità, e allora se generosità vuol dire dobbiamo avere il coraggio di andare oltre senza guardare a quante poltrone ci avanzeranno nel futuro. Facciamo a meno di qualche poltrona e guardiamo un po' più con ottimismo al futuro. Questo è. Quindi io sono d'accordo nel dire accogliamo Legnano e Leggello, faranno il loro percorso, un comune di 40.000 abitanti o forse anche di più sarebbe l'ottimale, perché poi i quattro comuni sono molto sinergici in questo, però se si aspetta che anche Leggello e Legnano siano ai quali, forse neanche noi si riuscirà a partire. Quindi nel augurarmi che anche loro vorranno partecipare a questo progetto, intanto incise e fini devo dire che sono pronti. Questa è la nostra sfida e la nostra proposta. Io spero che anche stamattina venga fuori delle novità utili per fare in modo che questo progetto sia ancora una volta, come dire, ben accolto e possa fare dei passi avanti. Quindi io vi ringrazio, saluto tutti, ho visto prima l'onorevole Rosa De Pasquale, non so dov'è, la saluto, quindi, spero che dopo ci porti un contributo. Grazie.